È un'infrastruttura importantissima per la città di Caserta, collegherà la frazione di Garzano con il parco Cerasole, ma soprattutto con la variante ANAS. Disimpegna il vecchio tracciato stradale, che è un tracciato di circa 3 metri, 3 metri e mezzo, che attraversa la città, la frazione di Tuoro. È un tracciato che non permetteva in alcuni tratti la percorrenza contrapposta di due macchine, per cui era difficile poter entrare e uscire dalla frazione di Garzano, che tra l'altro negli ultimi anni ha avuto anche un boom edilizio, visto anche quello che è l'ambiente e la bellezza delle montagne e dei colli di Fatini. E questa infrastruttura collega direttamente quello che è via Marchesiello, e quindi una delle infrastrutture principali dell'asse di Caserta, con la frazione di Garzano, quindi permette di non accavallare il traffico sulla frazione di Tuoro disimpegnando completamente. Quindi è un'opera che in città era attesa da circa 20 anni. La stiamo realizzando anche con un accordo con il Genio Civile e con l'autorità di bacino, perché è un'opera che ha un'attenzione particolare per l'ambiente, per quello che sono i valloni naturali, per quello che è già i tracciati fognari già esistenti, per cui è stata fatta in sinergia con uno studio accurato, e tutto quanto verrà realizzato con un'attenzione massima a quello che è l'ambiente. Sarà una strada F1 extraurbano, sarà una strada che avrà anche una zona di 3 metri, una cicla pedonale di 3 metri, quindi un percorso lento, illuminato, quindi dei migliori che possibili, che verrà realizzato con l'affaccio sulla parte migliore della vallata. L'opera è di circa 5 milioni e 600 mila euro, in cui circa 3 milioni e 8 solo di lavori. La stiamo realizzando anche con i tempi giusti, cioè nel senso che il cantiere è iniziato da poco, ma la produzione va avanti con il rispetto di quello che è i tempi previsti dal cronoprogramma. Non abbiamo avuto nessun intoppo e credo che la riusciremo a realizzare con tranquillità nei tempi rispettati di quello che è il cronoprogramma e la fine dei lavori per settembre 2015.